questo museo di Cigole nasce per diversi fattori. I più importanti sono stati il fatto che comunque diversi enti hanno creduto in questo intervento e hanno sostenuto l'opera. Il secondo è che è interessato proprio per la sua originale formula, che era dettata dal fatto che da un lato si voleva fare un intervento estremamente conservativo sulla struttura e dall'altro questa sfida con la tecnologia, quindi un abbinamento che per tanti aspetti può sembrare estremamente complesso e dannoso, dall'altro invece noi abbiamo voluto evidenziare quanto questo possa essere invece un fattore di sviluppo. L'aspetto importante di questo approccio multimediale è quello dato dal fatto che non c'è, tra virgolette, l'interlocutore, che può essere una guida, che può essere quant'altro, che ti segue, ti continua a dare una serie di input e quindi non lascia libera l'interpretazione del fruitore del museo. Ma il vantaggio è che una volta spiegato l'approccio con la multimedialità diventa un approccio molto semplice in cui il visitatore trova e si crea una sua tempistica, si crea una sua anche emozionalità ristretta con cui si siede e guarda. Sul tavolino multimediale c'è un sensore, sfiorando questo sensore parte questa immagine che viene proiettata a muro, perché poi l'altro aspetto importante è che abbiamo voluto evidenziare quelle che erano le greche o i riquadri sulla parete per fare in modo che diventino il telo. Teniamo presente che questo è un palazzo che ha avuto origine e si è sviluppato nei secoli, appunto da partire dal Cinquecento, come residenza. Le nuove funzioni che dovevano essere messe in opera appunto con questo nuovo progetto prevedevano una rifunzionalizzazione a livello di in parte di edifici pubblici e in parte museale, quindi necessariamente oltre alle opere di conservazione vere e proprie si è dovuto anche trattare di un adeguamento dal punto di vista proprio funzionale. Quindi tutta una serie di normative proprio appunto a un edificio di tipo museale. La narrazione, come potete vedere, è stata studiata con l'azienda Asteria con dei capitoli tematici per ogni stanza. Noi siamo partiti dalla stanza del fiume, perché il fiume è colui che ha creato la pianura, è colui che l'ha plasmata. Ma una delle cose più importanti, che è l'aspetto economico, è che comunque era l'autostrada del passato. Altro aspetto importante è la terra. Siamo in un territorio agricolo, la terra è stato il secondo elemento importante, forniva granaglie, i bacchi da seta e il tabacco. Infine la sesta stanza è dedicata al cibo, quindi la massima espressione della materia prima e dell'agricoltura che si trasferisce a quello che era la parte fondamentale, che è quello che saziava, è quello che gustava, quello che dava piacere. Dopodiché passiamo a quella che è la seconda parte di questo centro, di questo museo, che è una parte dedicata alla cultura ludica. A qualcuno potrà sembrare strano questo abbinamento tra cultura rurale da un lato e cultura ludica dall'altro. Cultura ludica perché? Innanzitutto perché il gioco è un qualcosa che accompagna tutta la vita di una persona. In più è un aspetto che noi abbiamo fatto un'analisi in Lombardia. Come cultura ludica non c'era nessun tipo di approccio, mentre ci sono 3-4 musei sul giocattolo, non c'era nessun intervento di tipo museale o di valorizzazione della cultura ludica in sé come luogo. Thank you.